Bella a tutti ragazzi, Jayflex che vi parla ed oggi siamo in un video molto molto interessante. Andiamo a fare una trappola molto molto bella. Per farlo non abbiamo neanche bisogno di tantissimi materiali, infatti abbiamo bisogno di un semplicissimo minerale di diamante, poi due torce di redstone. Noi adesso ne andremo a prendere solamente una anche perché siamo in creative, poi della sabbia. Ed è la bellissima TNT, ragazzi. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo di spolliciare per questa serie. Poi vi ricordo anche di commentare qua sotto con una prossima trappola che vorreste vedere. Che ad esempio, quella di prima l'abbiamo fatta a tema casa, a tema UHC. Questa qui è a tema miniere. Quindi, dobbiamo anche prendere le torce, se non vediamo niente. Scendete in una miniera bella, tranquilla, senza mob, anche perché siamo in relax. E dovete scendere in basso, ovviamente, perché dovete rendere lo scherzo credibile, perché come ben sappiamo i diamanti spawnano solo ad una certa altezza, ovvero dal livello 12 in giù. Quindi troviamo appunto una, ecco qua. Scendiamo. Ecco là, abbiamo messo due torce. Comunque scendiamo molto molto in basso, più in basso che riuscite. Vabbè, già qui credo possa andare bene. A che livello siamo? Vediamo subito. Livello 18. Vabbè, scendendo di un altro po'. È solamente per farvi vedere, giustamente. Allora, qui metteremo il blocco di diamante. Ok. Ma noi adesso andremo nella parte dietro, perché dobbiamo fare una cosa molto interessante. A parte che abbiamo trovato dell'oro a caso. Vedete poi io quando sono sculato. È una roba incredibile. Allora, dobbiamo mettere torcia di redstone, sabbia, di nuovo una torcia di redstone, qui dobbiamo ancora scavare verso l'alto, torcia di redstone che si andrà a spegnere, eccolo. Quindi TNT, TNT, TNT e TNT. Dopo prendete ovviamente la pietra e boom, chiudete, come se nulla fosse, togliete le torce, dite al vostro amico, oh, scendiamo in miniera perché praticamente non ci servono i diamanti, che ci dobbiamo fare l'armatura, dobbiamo potenziarla. Lo fate scendere da questa parte, cioè, ovvero lo portate da questa parte. Tipo, oh guarda di diamanti. Ovviamente il vostro amico li prendo, io li prendo perché è sempre così e lo so. Mette la torcia, prende il piccone, andiamo in survival, anzi prima prendiamo il piccone, facciamo finta che abbiamo un piccone in ferro. Dobbiamo attivare l'esplosione, ok, già attivata. Tu vai qui per prendere la cosa, si è attivata solo la TNT. Ecco, si attiva la TNT ed esplode il mondo. Il vostro amico, essendo da questa parte, mentre prende il blocco di diamante, muore male. Ma noi possiamo farlo in altro modo per non farlo vedere. Il procedimento è sempre uguale, ma dobbiamo scavare un po' in basso da questa parte. Ad esempio, così, giusto due blocchettini tattici. Ma adesso vi faccio vedere il motivo, perché ovviamente quando cadrà la TNT lui non se ne accorgerà. Quindi è praticamente una cosa molto molto interessante. Quindi qui dobbiamo spaccare tutto. Cioè, ragazzi, per farvi capire quanto sono sculato, cioè sono sceso in una miniera, sto trovando oro dappertutto. Guardate qua che roba, cioè non lo so veramente. Poi non è vero che ho tutti questi materiali. Allora, andiamo dalla parte di... guardate, poi non è vero che sono sculato, no? Cioè, incredibile, ragazzi, una roba pazzesca. Allora, il blocco di diamante sta qua. Quindi qui scaviamo due blocchi verso il basso. Ecco fatto. Qui vi ricordo di chiudere. E andiamo in survival. Quindi il vostro amico andrà qua. Andrà per prendere il blocco di diamante. La TNT, se vuole fare il più profondo il buco, sarà più profonda, quindi lui non se ne accorgerà e salterà in aria. È davvero un bello scherzo. Fate le vostre amiche e fatemi sapere la reazione qui sotto nei commenti. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale da iFlex. È tutto. Bella.